L'anno nuovo porta al Giglio una nuova direzione artistica che sarà affidata dal 1 gennaio ad Aldo Tarabella. Una scelta che è stata deliberata il 12 dicembre nella seduta di consiglio, quando è stato anche ratificato un accordo consensuale con il maestro Julian Kovacev per la conversione del suo incarico direzionale per le attività musicali in scadenza il 31 dicembre 2013 in 8 direzioni d'orchestra per opere liriche e concerti da effettuarsi entro il 31 marzo 2014 e collaborazioni per i progetti con i teatri esteri. Il Consiglio di amministrazione del Giglio comunica inoltre che il nuovo assetto della direzione artistica comporterà nel suo complesso un risparmio di circa il 30% rispetto ai compensi precedentemente erogati. Ma il futuro prossimo del teatro promette bene. Quali quindi i progetti in cantiere? Sicuramente aumentare le iniziative esterne, coinvolgendo anche le scuole, instaurando legami con i privati e con le associazioni. Il nuovo CDA dovrà raggiungere il pareggio di bilancio autonomamente, sfruttando le proprie risorse, potenziare la territorialità per espandere i propri confini. È questa l'aspettativa che con il cambio di direzione il Teatro del Giglio si prospetta e lo fa a partire dal concerto di Natale, quando si esibirà un'orchestra interamente lucchese, senza ricorrere ad orchestre provenienti da altre province.